Sono giorni di sconcerto e di forte emozioni, nonostante i dipendenti Abramo continuino a lavorare, mentre il 30 giugno alle porte. I lavoratori sono scesi in Piazza della Resistenza per la raccolta delle tessere elettorali che saranno consegnate alla prefettura. Non un obbligo morale, ma un grido di aiuto alle associazioni di categoria, alla cittadinanza, ai comitati della società civile. Cosa vi aspettate dalla città? Noi ci aspettiamo che la città si sensibilizzi rispetto a questo problema che coinvolge tutti, vogliamo dirlo, perché 500 redditi su un bacino di popolazione come Crotone fa girare l'economia, fa lavorare anche gli altri. Se io lavoro il barista, lavora il supermercato, lavora la farmacia, lavorano tutti. E comunque ricordiamo a tutti che siamo una repubblica fondata sul lavoro e che il lavoro nobilita l'uomo. In questo momento noi ci sentiamo poco nobili, ma non perché non lo siamo, perché ci fanno penare per lavorare. Noi vogliamo andare a lavorare e tornare a casa. Io credo che i sentimenti in questi giorni siano i più negativi, ma chiedolo direttamente agli interessati. Guardi, giustamente o meno ci sono dei problemi di comunicazione con chi ci sta governando, diciamo così. Chiaramente per alcuni lati hanno ragione, perché è tutto protetto da segreto, eccetera. Da altri lati no, perché comunque i lavoratori che lavorano, scusando il gioco di parole, da più di 20 anni per loro, hanno diritto a sapere, anche se sono delle briciole qualcosa, ma hanno diritto a sentirsi, a comunicare anche un minimo con l'azienda, al fine anche di potersi sentire un po' più tranquilli, di continuare a lavorare. Il silenzio, lo ricordiamo, e non è una metafora, può essere assordante a volte, e mai come in questi periodi, in questi ultimi anni, lo è stato. Ma su questi 600 posti di lavoro, mi pare che la protesta in questa città sia blanda. Sì, purtroppo non stiamo riuscendo ad avere quel risalto mediatico che ci serve. Stiamo facendo tanto lavoro anche tra di noi per riuscire a sollevare ancora di più questa protesta, ma è molto difficile. Cosa vi aspettate dalla raccolta di queste tessere elettorali? Beh, sicuramente questa è stata un'iniziativa che ha sposato la maggior parte di noi, proprio in segno di protesta, perché vogliamo essere ascoltati a livello nazionale, perché non ci possiamo più permettere di far rimanere, diciamo, chiusa qui in Calabria questa vertenza, perché non abbiamo capito che qui non è la soluzione.